appunto ultimo appuntamento del 2018 con il trono classico di Uomini e Donne, che questo pomeriggio saluterà il palinsesto pomeridiano di Canale 5 per tornare in onda lunedì 7 gennaio 2019. Per l'occasione sono in arrivo alcune novità nel percorso di Lorenzo Riccardi e delle sue corteggiatrici preferite Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. Come noto, il tronista continuerà ad essere indeciso tra loro, mostrando dell'interesse per l'una e per l'altra. Dopo quanto accaduto nelle precedenti puntate, durante la quale si è visto il bacio con Claudia, Giulia sarò molto fredda con il tronista e l'esterna non segnerà nessun passo in avanti nel loro rapporto. Ben diversa sarà la situazione con la corteggiatrice laziale, con lei, ancora una volta, tutto procederà per il meglio e la coppia trascorrerà dei piacevoli momenti addobbando insieme l'albero di Natale. In varie occasioni, Lorenzo tenterà di baciare Claudia, ma questa volta la situazione è stata dura. Ci sarà spazio anche per qualche siparietto divertente nella puntata odierna di Uomini e Donne, caratterizzata dall'esterna di Claudia Dionigi con Lorenzo Riccardi. Il tronista, infatti, tenterà di baciare la sua corteggiatrice ma, a differenza di quanto accaduto nel loro precedente incontro, lei si tirerà indietro. Come riportano le anticipazioni del vicolo delle News, lui darà l'impressione di avere l'ormone impazzito, motivo per cui Claudia chiederà di spegnere le telecamere per 10 minuti e di parlare da sola con lui. In studio lei confesserà che durante quei minuti non è accaduto nulla di fisico tra loro, ma una sua battuta scatenerà le risate in pubblico. La situazione è stata un po' dura, ma parlo della situazione, e ho provato pure a mettere una coperta ma me l'hanno fatta togliere. Inevitabili le battute di Gianni Sperti e Tina Cipollari, mentre Giulia Cavaglià faticherà a nascondere l'ennesima delusione. Punto meglio con Claudia, e poi? Claudia Dionigi a Uomini e Donne sembrerà essere in lieve vantaggio con Lorenzo Riccardi rispetto a Giulia Cavaglià. Nelle ultime settimane, infatti, il tronista ha espresso un forte interesse per la corteggiatrice laziale, l'unica che ha baciato, continuando invece a litigare con la torinese, che in passato sembrava la sua preferita. Inevitabile, a questo punto, chiedersi cosa accadrà all'interno di questo trono complicato nel quale tutto potrebbe ancora essere possibile. Per saperne di più ci vengono incontro le anticipazioni delle registrazioni effettuate di recente e dedicate ai protagonisti del trono classico. E vi assicuriamo che i colpi di scena non mancheranno, nelle prossime puntate, che verranno trasmesse dopo la fine della pausa natalizia. Lorenzo dimostrerà di avere le idee ancora molto confuse, finendo per baciare a distanza di pochi giorni sia Claudia Dionigi che Giulia Cavaglià. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.